La bussola del cristiano è seguire Cristo crocifisso, non un Dio disincarnato, ma Dio fatto carne che porta su di sé le piaghe dei nostri fratelli. Così il Papa nella messa del mattino a casa Santa Marta. Non vite sacerdotali a metà, né preti o vescovi che non si sentono peccatori e si chiudono in sé, ma esistenze mature attraverso una fede capace di generare fede negli altri. Così Papa Francesco nel suo discorso ai parroci di Roma incontrati come tradizione a inizio Quaresima nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Prima della meditazione il Pontefice ha confessato 15 dei sacerdoti presenti intrattenendosi circa un'ora in confessionale. Estinzione biologica, come salvare l'ambiente naturale da cui dipendiamo, è il tema del seminario organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che si è concluso ieri in Vaticano. Dagli scienziati l'appello a seguire i principi morali chiaramente descritti nella Laudato Si e l'impegno a lavorare insieme per costruire un mondo sostenibile, stabile e basato sulla giustizia sociale. Nello spazio dell'approfondimento, Monsignor Arice ci offre una nuova riflessione sulla pastorale della salute, a partire dalla definizione data dai vescovi italiani: la presenza della Chiesa per portare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. L'unico cammino sicuro è seguire Cristo crocifisso, lo scandalo della croce. In tempo di Quaresima è più che mai forte l'invito alla conversione. Papa Francesco, durante la messa a Santa Marta, ha riflettuto sulle tre realtà che sono dinanzi al cristiano: la realtà dell'uomo, la realtà di Dio e la realtà del cammino. La prima è quella di scegliere tra il bene e il male, la seconda si sostanzia in un Dio che si è fatto uomo per salvarci. Quando ci allontaniamo dalla croce di Cristo, dalla verità delle piaghe del Signore, ha rimarcato il Pontefice, ci allontaniamo anche dall'amore, dalla carità di Dio, dalla salvezza e andiamo su una strada ideologica di Dio, lontana. Infine, la terza realtà, quella del cammino. La realtà del cammino è quella di Cristo. Seguire Cristo, fare la volontà del Padre come Lui, prendere le croci di ogni giorno e rinnegare se stesso per seguire Cristo. Non fare quello che io voglio, quello che vuole Gesù, seguire Gesù. E lui parla che su questa strada noi perdiamo la vita per guadagnarla dopo. È un continuo perdere la vita, perdere di fare quello che io voglio, perdere le comodità, essere sempre sulla strada di Gesù, che era al servizio degli altri, all'adorazione di Dio. Quella è la strada giusta. Non vite sacerdotali a metà, né preti o vescovi che non si sentono peccatori e si chiudono in sé, ma esistenze mature attraverso una fede capace di generare fede negli altri. Così Papa Francesco nel suo discorso ai parroci di Roma, incontrati come tradizione a inizio Quaresima nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Prima della meditazione il Pontefice aveva confessato alcuni dei presenti intrattenendosi circa un'ora in confessionale. Rafforzare gli altri nella fede in Gesù. Così Francesco nella sua riflessione, in parte scritta, in parte a braccio, un invito a continuare a camminare affinché si sia confermati nella fede, perché ha detto ai presenti: noi possiamo confermare quella dei nostri fratelli del popolo. Se la fede non cresce, rimane immatura e ci sono vite umane e anche vite sacerdotali a metà strada. A metà strada perché la fede non è cresciuta, non è andata oltre, è immatura. E noi sacerdoti, se non abbiamo una fede matura, capace di generare fede negli altri, potremmo fare del male e tanto male.
La crescita nella fede avviene attraverso gli incontri con il Signore nel corso della vita. Questi incontri si custodiscono come un tesoro nella memoria e sono la nostra fede viva in una storia di salvezza personale. Poi Francesco ha preso a prestito l'immagine del giocatore di basket che inchioda il piede come perno a terra per decidere come agire in campo. Ecco, per noi quel piede, inchiodato al suolo, intorno al quale facciamo perno, ha affermato il Papa, è la croce di Cristo. Ha invitato a rileggere l'Evangelii Gaudium quando si chiarisce che un cuore missionario non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada, con i più poveri, i più piccoli. Crede che lì c'è Cristo, discernere il modo migliore per fare un piccolo passo verso di Lui per il bene di quella persona è progresso nella fede. Non è un atto di beneficenza, no? Questo è progresso nella fede. Il Pontefice ha preso come icona del progresso nella fede la figura di Simon Pietro, a cui il Signore Gesù fa fare in ogni momento atti di fede fino a diventare Papa. Forse la più grande tentazione del demonio, ha proseguito il Papa, era questa, insinuare in Simon Pietro l'idea di non ritenersi degno di essere amico di Gesù perché lo aveva tradito. Il peso dei nostri peccati tante volte ci allontana dal Signore, ma il Signore è fedele e sempre ci porta avanti. La certezza è sempre quella del perdono del Signore. La tentazione sempre è presente nella vita di Simon Pietro e la tentazione sempre è presente nella nostra. Di più, senza tentazione non si progredisce nella fede. Padre nostro, chiediamo la grazia di non cadere, ma non di non essere tentati. Al termine della riflessione, Francesco ha donato ai partecipanti una copia del libro di un anziano cappuccino di Buenos Aires, un grande confessore, padre Luis Dri, dal titolo Non aver paura di perdonare. Estinzione biologica, come salvare l'ambiente naturale da cui dipendiamo, è il tema del seminario organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che si è concluso ieri presso la Casina Pio IV in Vaticano. Un workshop di scienziati che hanno esaminato ciò che sappiamo sull'estinzione biologica, le sue cause e i modi attraverso i quali potremmo ridurne la portata. Numeri allarmanti quelli che sono stati riportati nella conferenza stampa a termine del seminario presso la sala stampa della Santa Sede. Attualmente sarebbero in pericolo di estinzione un quarto di tutte le specie e la metà di esse potrebbe estinguersi entro la fine del secolo corrente. Ciò desta preoccupazione perché dipendiamo dagli organismi viventi per il funzionamento del nostro pianeta, per la nostra vita, oltre che per la bellezza di questo mondo. Stiamo sprecando un potenziale sconosciuto e mettendo a repentaglio i meccanismi fondamentali del nostro pianeta. Beh, da questa riunione è venuta la preoccupazione chiara, seguendo poi l'ispirazione del Laudato Si, che veramente il problema dell'estinzione è una nuova, perché si è parlato della storia di 4 estinzioni gravissime e oggi c'è una nuova. Però la novità di questa riguardo alle precedenti è che le precedenti sono dovute a diverse cause che qualcuno si conosce, per esempio qualcuno attribuisce un meteorito che è caduto, eccetera, e comunque ci sono state. Questa dipende dall'attività umana e dipende dall'attività umana fondamentalmente che utilizza il materiale fossile, che è quello che denuncia il Papa al paragrafo 23 dell'enciclica Laudato Si. L'enorme aumento dell'attività economica basata sul solo profitto e sull'uso di combustibili fossili sta mettendo sotto sforzo il funzionamento sostenibile della Terra e minaccia milioni di specie in via di estinzione. La popolazione umana è segnata da grandi diseguaglianze a livello economico. Le persone più ricche del mondo, il 19% della popolazione, consumano più della metà delle risorse mondiali. I
ricchi sono quindi maggiormente responsabili dell'aumento del riscaldamento globale e di conseguenza della diminuzione della biodiversità. Per questo oggi c'è bisogno di un'azione umana positiva per lo sviluppo sostenibile della biodiversità. Condizione imprescindibile è la ridistribuzione della ricchezza e anche l'educazione nella famiglia. Quindi noi dobbiamo oggi, dato che per prima volta l'uomo determina il clima, l'attività umana è quella che ci può salvare. Positiva è nel senso che eradichi la povertà, che è facile perché abbiamo calcolato che è l'1% del bilancio mondiale, non significa niente, che hanno i paesi ricchi, e che ci sia una maggiore giustizia nella distribuzione della ricchezza. Si è parlato di giustizia sociale globale, non solo all'interno di ciascun paese, ma all'interno del paese. Non è possibile che un paese abbia, in quanto sede delle multinazionali, la maggior parte delle ricchezze e gli altri paesi non abbiano niente, siano solo luoghi di esplotazione. Quindi, e poi naturalmente utilizzare le tecnologie buone per creare, per poter conservare le diversità e per utilizzare il minore spazio possibile per producere alimenti per il genere umano. 200 anni fa, per la prima volta, la popolazione raggiungeva 1 miliardo di persone, toccando nel 1930 i 2 miliardi, diventati oggi 7,4 miliardi. Dal 1950 la popolazione mondiale è triplicata. Monsignor Sanchez Sorondo, cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze, ha però puntualizzato: ciò che minaccia il sistema Terra è l'attività umana, non la sovrappopolazione. C'è un problema di sovrappopolazione, si è parlato anche di questo, perché d'altra parte in Europa quello che fa anche preoccupare è la crisi, il crollo delle nascite. C'è il doppio problema, da una parte che i paesi europei non hanno... A chi le lasceranno questo bel museo che è l'Europa meravigliosa? A chi se lo lasceranno? Dovranno venire altri popoli. E quindi questo è un problema anche delle popolazioni. E poi c'è altro problema che in altre regioni, in altri paesi hanno... popolazione senza educazione, senza famiglia, e questo provoca naturalmente la crisi. Cioè una donna che produce 12 figli con diversi padri, e allora si è parlato che giustamente indica la storia che i paesi che hanno origine cristiana conservano le unità familiari sono quelli che meglio controllano il problema della popolazione. La pastorale della salute è stata variamente intesa nel tempo. Talvolta nel passato si pensava che pastorale con i malati fosse solo l'accompagnamento che doveva fare il cappellano nell'ospedale, accostando ogni malato nel percorso della visita che faceva. E certamente questo rimane un momento fondamentale. Ma i vescovi italiani hanno riflettuto su che cosa sia veramente la pastorale della salute e l'hanno descritta come la presenza della Chiesa per portare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. Essa non intende rivolgersi solo ai malati, ma anche alla promozione di una cultura della vita e un accompagnamento sia del malato che dei familiari e degli operatori sanitari. La presenza della Chiesa è il ci sono di Dio attraverso la Chiesa accanto ai malati. Sappiamo che quando si vivono momenti di particolare solitudine, come quello che induce la malattia, abbiamo bisogno di qualcuno che sta fedelmente accanto a noi a condividere la solitudine, a condividere la nostra sofferenza, a condividere il nostro patire. E così la pastorale della salute diventa un compatire con il malato. Se non sempre si può guarire, sempre si può e si deve curare, sempre si può e si deve accompagnare, portando la luce e la grazia del Signore. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 3 marzo 2017. Meditazione di Papa Francesco per i preti di Roma durante l'incontro per l'inizio della Quaresima. La fede nella vita del sacerdote. Divergenze sull'agenda tra opposizione e governo. A rischio i colloqui sulla Siria. Passi avanti per la pace in Colombia, iniziato il disarmo delle FARC.
con il numero di oggi anche il settimanale dell'Osservatore, Ecumenismo in cammino.